11 alimenti prodotti in Cina che non devi più consumare. La Cina è il maggiore esportatore mondiale di prodotti alimentari. Questo paese utilizza, infatti, metodi e tecniche innovativi per diffondere i suoi prodotti nei mercati mondiali il più rapidamente possibile e ad un costo inferiore. Tutto questo, molto spesso, va a scapito della qualità. Ecco perché non di rado gli alimenti prodotti in Cina contengono sostanze pericolose che vanno evitate a tutti i costi. Ecco gli 11 alimenti prodotti in Cina da non comprare mai più. 1. Il succo di mela. Il succo di mela cinese contiene una quantità molto elevata di arsenico, tossico e pericoloso. 2. Sale industriale. La Cina è il più grande produttore di sale al mondo. Tuttavia, a causa dell'inquinamento marino, il sale che mangiamo contiene microplastiche pericolose per la salute. Diversi studi hanno, infatti, dimostrato che una persona ingerisce ogni anno 5.800 particelle di detriti sintetici dal sale marino. 3. Merluzzo e tilapia. Entrambi i tipi di pesce sono coltivati soprattutto in Cina. Tuttavia, a causa delle acque reflue, dei rifiuti industriali e dei pesticidi, questi pesci diventano particolarmente tossici e comportano un rischio intrinseco per la salute del consumatore. 4. Il pollo. La Cina è uno dei paesi con il più alto rischio di influenza aviaria al mondo. L'ultima contaminazione risale all'inizio del 2019 quando le autorità hanno annunciato un nuovo focolaio di influenza aviaria H5N6 nella città di Liyang. 5. Aglio. Secondo le leggi che governano il paese, gli agricoltori cinesi sono obbligati a trattare le loro piantagioni con pesticidi contenenti bromuro di metile per combattere la proliferazione di insetti. Ecco perché anche l'aglio rientra tra gli alimenti prodotti in Cina pericolosi per la salute. 6. Funghi. Un articolo del Telegraph ha rivelato che alcuni funghi importati dalla Cina hanno effetti radioattivi. 7. Piselli. Un rapporto della ONG Greenpeace ha rivelato che un numero significativo di piante importate dalla Cina erano contaminate da alti livelli di pesticidi. Tra questo, anche i piselli. 8. La salsa di soia. Secondo un articolo della BBC, la Food Standards Agency ha avvertito i consumatori dell'effetto potenzialmente dannoso della salsa di soia. Essa contiene 4-metilimidazolo, un composto particolarmente pericoloso per la salute. 9. Le perle di tapioca. Nel 2012, i ricercatori dell'ospedale universitario di Aquisgrana in Germania hanno trovato composti tossici nelle perle di tapioca. Questi prodotti possono influenzare il sistema immunitario, il sistema nervoso e il sistema endocrino. 10. Alimenti in scatola. Secondo il Guardian, le pesche in scatola importate dalla Cina sarebbero particolarmente pericolose per la salute in quanto contengono il doppio di piombo rispetto ai limiti consentiti. 11. Gamberetti. L'ABC News afferma che i gamberetti importati dalla Cina vengono allevati in condizioni deplorevoli. In effetti, il canale riferisce che la Food and Drug Administration ha rivelato che i gamberi e gli altri frutti di mare provenienti dalla Cina contengono pesticidi e altri composti che sono estremamente dannosi per la salute. Sentiti libero di commentare il video. Ti auguro una buona e sana giornata.